Ciao ragazzi, eccoci alla 29ª pillola di Inventor. È un po' che non ne faccio perché sono stato un po' preso dal lavoro, quindi adesso piano piano volevo ricominciare a fare alcune lezioni, almeno una settimana, di riuscire a metterle su. Purtroppo l'audio mi ha abbandonato, quindi sono tornato all'audio integrato nel portatile, che spero sia sufficiente. Non sono riuscito a riconfigurare il microfono, che è una difficoltà incredibile sul software che sto usando, ma anche sullo stesso Windows. Ma vabbè, spero di risolverle nelle prossime lezioni. Le prove che ho fatto si sentiva abbastanza bene, spero che venga sufficiente quantomeno. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi farò una brevissima lezione che sostanzialmente mi è stata chiesta da uno dei fruitori del canale, di vedere un po' come fare delle lavorazioni classiche, però impegnandoci di più con gli schizzi, cioè lavorando con gli schizzi invece con i classici, diciamo, piani di default che vengono generati o che di solito usiamo. Allora, adesso andiamo a creare una nostra nostro elemento, quale che sia, per esempio, come al solito mi dimentico di impostare i pollici. Adesso andiamo anche a vedere questo passaggio qua, così lo ripassiamo nei tool, application option, no, document settings, units, e qua andiamo a mettere i millimetri, così ogni volta ce lo ripassiamo. Vabbè, ho creato, come vedete, scusate, un banalissimo cilindro. Allora, se io vi chiedessi adesso di fare un foro che, anzi, disegniamolo così è anche meglio. Proiettiamo i tagli, premiamo F7 e vedete la mia parte sezionata, virtualmente sezionata, e mettiamo che voglio fare un foro che passa esattamente dallo spigolo. Farlo col metodo classico è difficile, cioè usando il foro classico del 3D, cioè la hole, il foro. È molto più semplice usare lo schizzo. E come facciamo? Beh, adesso banalmente vincoliamo la mia retta al punto, chiudiamo pure lo schizzo, anzi no, facciamo le cose fatte bene. Segniamo anche il punto. In realtà questo punto non è sempre necessario, dipende un po', certe volte Inventor digerisce il termine, il fine, la fine del segmento come il punto stesso da qui, su cui vogliamo fare la lavorazione, in questo caso di creare un piano. E certe volte no, vabbè, comunque chiudiamo lo schizzo, facendo le cose fatte bene, disegniamolo. È violetto ovviamente perché non avendo quotato la lunghezza del segmento, di fatto lui è variabile, come potete, posso trascinarlo addirittura fuori dallo schizzo. Ora, come faccio a fare un foro passante esattamente da qui? Bene, normalmente creiamo un piano che è legato alla retta e al punto. E voilà. Ora dovreste essere già in grado di immaginare qual è il proseguio, ma comunque facciamolo. Tracciamo il nostro punto da 5 mm e utilizziamo sostanzialmente, ecco, potremmo usare anche la hole andando a prendere questo, però chiaramente il foro dobbiamo farlo molto piccolo. Vedete però che non sempre è così facile, infatti dobbiamo dirgli anche il piano di riferimento. Come vedete, non digerisce. Sono inconvenienti questi qua che capitano qualche volta con le lavorazioni 3D classiche. Cosa fare? La strada, appunto, che volevo farvi vedere banale è questa qua, dove invece che andare a sommare andiamo a sottrarre e ovviamente diciamo tutto, se vogliamo tagliare tutto. Facciamo ok. Ed ecco qua che il mio simpatico foro è stato creato. Ovviamente ho fatto un foro.
Cominciare a fare le filettature e tutto il resto sarebbe complicato. Vediamo come poter fare. Torniamo un attimo indietro, togliamo il foro e adesso mettiamo la hole position. Ecco, questa volta l'ho fregato. In realtà l'ho fregato per modo di dire, perché questa volta invece di dire il punto io ho detto il piano. Quindi adesso ci siamo. Siamo sul piano giusto. Mettiamo una misura più appropriata. Ok. Come potete vedere però è ancora disallineato, è disperso qua. E giocando con quello che è, se non sbaglio, apriamo questo qua, eccolo qua, esattamente questo comando qua, non mi ricordo come si chiama nella versione italiana, di fatto ho vincolato a due aspetti la lavorazione foro, no, a due aspetti che dico, a un piano e a due vincoli, voglio dire, al piano e al punto. Ora non mi vede la faccia, ma la faccia me ne frego perché adesso gli dico lavorazione totale. Vabbè, adesso qua c'è un inconveniente legato al fatto che sullo schizzo è rimasto questo punto. Vedete che mal digerisce. Non preoccupatevi, andiamo qua. No, non posso farlo da qua purtroppo. Vabbè, intanto facciamolo così, tanto per farvi vedere che qua posso fare il foro filettato. Ovviamente, andiamo a prendere l'ISO, lo facciamo più piccolo possibile, sempre da 3. Ecco, adesso ovviamente per togliere l'altro foro andiamo nello schizzo, cancelliamo questo punto ed eccolo qua, il nostro foro. È un po' macchinoso, vero? Nel senso che per fare questo foro ho dovuto lavorare un po' di intuizione, possiamo dire. Purtroppo Inventor vedo questa lavorazione. Vi ricordate, no, che Inventor lavora sempre, pensa sempre come se facessero lavorazioni standard. E diciamo che questa lavorazione qua non è propriamente una lavorazione classica. Non so neanche se sia così facile fargliela fare a livello pratico. Quindi lui di suo la digerisce male. Quello che volevo vedere però era fare. Andiamo a togliere adesso questa lavorazione è farvi vedere che si possono fare tante altre lavorazioni ancora, 7, legate a schizzi assurdi. Quali possono essere legati, per esempio, anche in azioni incredibili. Vincolando, per esempio, quest'angolo qua. Adesso anche quest'angolo. A far bene dovrei anche dare un paio di quote, vediamole giusto perché abbia un po' più senso. Mettiamo il punto che abbiamo fatto prima ed eccoci qua. Stessa cosa di prima, stavolta andiamo a prendere il piano, anzi come prima prendiamo il piano retta e punto e vedete che viene creato un piano perpendicolare alla retta. E anche stavolta facciamo la nostra lavorazione. Anche in questo caso vedete che ho dato il punto e già di suo ho sbagliato. Quindi questa volta cancelliamo qua, diamo il piano, selezioniamo il piano e trasciniamo e vincoliamo il punto al piano. Qua dopo, lavorando semplicemente su quelli che sono i quote, chiaramente aggiornando, vedete che faccio lavorazioni più o meno assurde. Torniamo di nuovo indietro perché come ultima cosa volevo farvi vedere che questa procedura vale anche per uno schizzo 3D. Ovviamente tutto si complica, no?
Allora andiamo a vedere, mostriamo i nostri, visualizziamo tutti i nostri piani. 7, no, scusatemi. Iniziamo lo schizzo qua. No, l'F7 adesso non me lo prendo finché probabilmente non faccio un punto, vabbè, ok. Disattiviamo lo snap, no, l'ortogonalità, no, eccolo qua, devo disattivare questo, lasciamo pure gli altri due, altrimenti mi andava, come avete visto, mi andava a vincolarmi sulle perpendicolari, quindi dopo sarebbe stato un complicato disattivarle. E questa caratteristica è più legata, anzi penso sia in automatico attivato nel 2020, nel 2019 non è in automatico, dovrete andare a cercarlo, è sempre qua in basso, ma non sono attivati di default. Dicevo che appunto qua adesso posso fare il mio benedetto schizzo 3D, complicato a piacimento, vediamo se posso rendere invisibile il body, così, ecco, esatto, quindi vincoliamo per esempio la retta al piano. Questa qua invece, non so, la vincoliamo, la facciamo parallela a questo piano qua, e questa qua la facciamo parallela a questo piano. Ovviamente devo creare delle altre rette di riferimento, perché altrimenti, e qua allora sì che mi torna utile avere queste. Ma in realtà, scusate, non serviva perché potevo fare l'accotatura direttamente sugli assi. Quindi avrei potuto fare così. Vediamo questo piano, la trovo su questo, quindi vinco questo 10 gradi. Questa qua è su. Su quale asse? Quale asse è vincolato? Ah, posso vincolarlo su questo. Questo. Su questo. Allora, vabbè, non volevo fare una roba molto complicata di schizzi 3D. In realtà adesso, come avete visto, ho avuto dei problemi a fare dei vincoli perché sarebbe meglio portare i riferimenti a cui mi voglio vincolare direttamente sui punti precedenti, quindi avrei, beh, questo qua va bene, questo angolo qua invece avrei voluto magari vincolarlo tra questi due, che ovviamente mi ha tenuto i 90 gradi, ma che io posso andare, ah no, non posso andare perché stavolta no. E devo fare un'altra strada. Diciamo che stavolta non voglio. L'opzione geometrica, questo angolo qua è sempre fissato per via della geometria che sto imponendo, non me la lascia cambiare. Se io volessi, adesso diventa una questione anche di principio, se io volessi fare quest'angolo non rispetto a quello, ma, o meglio, anche rispetto a quello, ma, ok, avrei dovuto tirare fuori un angolo del genere. Però se questo piano lo vinco, questa retta lo vincolo al piano, eccolo qua, è questo qua l'angolo che volevo tirare fuori praticamente. In realtà questo qua non mi dovrebbe influenzare perché è vincolato al piano. Se no, dovrebbe influenzare perché se io lo cambiassi quest'angolo qua. Esatto, questo angolo sarebbe fissato per forza. Vabbè, adesso sono andato a cercarmi veramente una lavorazione assurda, però una complicanza incredibile. Un attimo.
tiriamolo fuori di così, rifacciamo vedere il body. Ovviamente siamo fuori dal corpo, quindi mettiamocelo dentro. Ok, esatto. Finiamo lo schizzo, facciamo pure sparire tutto quello che stava dentro. E adesso qua, tanto quanto prima, faccio la medesima cosa. Selezioniamo il piano e trasciniamolo. Ed eccolo qua. Cambiando quelli che sono gli angoli, come potete vedere, posso divertirmi. Sto cercando 140. Sì, grandi cambiamenti. Ecco, insomma. Queste lavorazioni qua, per carità, si fanno raramente, però certe volte sono comode anche per fare lavorazioni classiche, come ho visto appunto negli esempi che mi sono stati chiesti di chiedere chiarimenti. Però vi ricordo sempre che pensare allo schizzo per ottenere i piani è comodo, quindi certe volte usatelo. È stabile, soprattutto perché non è instabile, non è un'adattività classica all'Inventor, e vi permette una certa agevolezza, diciamo così. D'altronde, se io anche mettessi dei vincoli legati al diametro o alle dimensioni dell'oggetto su cui lavoro, posso anche impedire che accada che se l'oggetto diventa troppo piccolo, troppo grande, il mio foro esca o non esca. Avete capito, no? Quindi la forza della parametrizzazione è questa di invento. Vabbè, non mi sembra di dover aggiungere altro per questa piccola lezione, diciamo così, di Inventor sugli schizzi. Mi raccomando, iscrivetevi e spero di fare altre puntate rapidamente. Se avete particolari richieste, scrivetemi pure, io quelle generalmente le leggo abbastanza spesso. Statemi bene, ciao!